tra nuove regole per la raccolta dei funghi, visita nei nostri boschi con Antonio Mortali del Consorzio Comunali e Parmensi. Quella che comincia dovrebbe essere una buona annata per i porcini. Non solo gastronomia, la 37esima sagra del Fungo IGP di Borgo Taro al via sabato prossimo. Molto spazio verrà dato anche alla musica popolare e a quella per i più giovani. Domani presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna si terrà una commemorazione in onore di Maria Teresa Alpi, ideatrice del Museo Gli Orsanti di Compiano, scomparsa lo scorso anno. I paesaggi del pittore Claudio Guatteri hanno arricchito l'estate bardigiana. I suoi dipinti sono stati esposti presso l'oratorio sconsacrato di San Francesco. Approvato nell'ambito del progetto d'intesa dell'Appennino il protocollo d'intesa tra il Consorzio di Bonifica Parmense ed il Comune di Berceto. In arrivo contributi per le aziende agricole. Il Santa Maria San Salvatore Fontana Buona ha giocato domenica la prima partita del campionato di eccellenza, pareggiando per 1-1 in trasferta con il finale. Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. Mauro Del Grosso e Stefano Berni insieme a Antonio Mortali, che è il direttore del Consorzio Comunali e Parmensi, hanno fatto una gita, una visita in uno dei nostri tanti boschi. Ci sono delle novità per quanto riguarda la raccolta dei porcini e, stando appunto a Mortali, quella che sta per iniziare sarà una stagione importante e proficua per il nostro prezioso e gustoso miceto. Dovrebbero davvero nascerne tanti e di ottima qualità. Siamo nei boschi dei Vighini, c'è un profumo stupendo, è appena piovuto in questi giorni, c'è una temperatura perfetta, siamo con Antonio Mortali del Consorzio delle Comunali e Parmensi per affrontare, visto che la stagione sta per esplodere sicuramente, sentite che profumo, voi non lo sentite ma lo sentiamo noi, per affrontare i cambiamenti che ci sono stati quest'anno. Cos'è cambiato? Ci sono nuove riserve, ci sono nuove regole, ci sono meno accessi nelle strade, vero Antonio? Sì, allora, intanto invito tutti ad informarsi sul sito della Comunità Montana o sul sito del Consorzio del Fungo di Borgo Taro, perché alcune riserve sono cambiate. Mi riferisco in particolare alla riserva della zona di Monte Nero, Monte Ragola e alla zona di Monte Penna. Per quanto riguarda i biglietti, il prezzo dei biglietti è rimasto in tutte le riserve uguale a quello dell'anno scorso, tranne nella riserva di Borgo Taro, nel quale è aumentato il giornaliero da 15 a 20 euro per i non residenti e da 8 a 10 euro per i residenti, e anche l'abbonamento stagionale è aumentato a 200 euro e a 100 euro. Senti, per gli accessi cosa è successo? Per gli accessi si sta cercando di far rispettare quello che è previsto dalle prescrizioni di massime polizia forestale, che sono le leggi che regolano i boschi, quindi anche gli accessi all'interno del bosco, che prevedono che solo lungo la viabilità forestale principale si possa transitare. Quindi la viabilità principale è quella fondo inghiaiato, asfaltata chiaramente, parlando proprio della viabilità forestale, quella fondo inghiaiato ed è quella principale di accesso alla proprietà. Tutte le strade secondarie, quindi soprattutto quelle a fondo naturale, in terra, teoricamente non sarebbe possibile accedervi con i mezzi fuoristrada se non per motivi serviculturali. Ecco. Quindi cosa può succedere? Si può prendere una multa se si parcheggia nel posto sbagliato? Si può succedere qualche problema se si va nella strada vietata? Sì, si può incorrere in sanzioni in questo caso qua, certamente. C'è il codice della strada? Codice della strada e il codice delle prescrizioni di massima polizia forestale. Senti, si sta arrivando a un metodo trentino, cioè di preservazione del bosco attraverso anche queste limitazioni, perché la gente che va per funghi ha la cattiva abitudine di arrivare con la macchina, scendere e andare per funghi. Qualche metro in più a piedi forse fa meglio. Sì, qui forse siamo anche abituati un po' male effettivamente, non è come in Trentino che ogni strada ha la sua sbarra e poi si va a piedi, si fanno chilometri e chilometri a piedi. Qui effettivamente le comunaglie comunque investono i soldi ricavati dalla vendita dei biglietti anche sulla manutenzione della viabilità forestale,
però resta il fatto che questo dovrebbe valere il transito solo sulla viabilità principale, come dicevo prima. Senti, qua c'è un profumo bestiale, parliamo veramente del re del bosco, del porcino. Prevedi una bella stagione tu? Io penso proprio di sì, perché è piovuto al momento giusto, il terreno era caldo, è piovuto in modo giusto e secondo me nel giro di pochi giorni assisteremo a una bella nascita e anche a parecchia gente che verrà anche da via per funghi. Qual è il fungo che secondo te è più buono oltre al porcino? Beh, qua c'è questa tradizione qua dei porcini e quando nascono i porcini si prende solo quello effettivamente. Insomma, a me personalmente piacciono molto anche le russole e anche i galletti. Poi io penso che i funghi, l'importante è saperli cucinare, quindi tutti i funghi sono buoni, ce ne parecchi di funghi commestibili che non vengono valorizzati. Dal bosco è tutto, attenzione quindi a dove si transita, a dove si parcheggia, chiaramente ci vogliono i permessi giusti, quest'anno a Borgotaro sono aumentati e buoni funghi a tutti. E a proposito di funghi, continuiamo a parlare e a presentare la 37esima sagra del fungo IGP di Borgotaro ai nastri di partenza dal prossimo sabato. Ancora pochi giorni e il sipario si alzerà sulla 37esima sagra del fungo IGP di Borgotaro, fiera delle produzioni tipiche. L'attenzione quest'anno è altissima, anche perché una pioggia provvidenziale ha fatto sì che i primi funghi comincino a nascere proprio ora. L'evento non è però solo gastronomia, molto spazio viene dedicato alla musica popolare e non solo, con spettacoli itineranti per le vie del centro storico e di concerti del locale corpo bandistico, nonché della banda Città di Brescia, gemellata con quella di Borgotaro. E alcuni saranno gruppi che faranno musiche francesi, britanniche, brettone, scusate, musiche della, come si chiama, dei Balcani. Ci sarà un musicista di cornamusa bergamasca e ci saranno i mandolinisti valtaresi, quelli sono ormai diciamo gli ospiti fissi, e le fisarmoniche Libertà, che anche questi sono nostri paesani. Quindi c'è un po' una vista un po' a 360 gradi a livello musicale popolare europea. Un momento di intrattenimento rivolto prevalentemente ai giovani sarà poi quello della Perifungo, serate in musica che avranno luogo sabato 15 e sabato 22. Ci sarà appunto questo evento per il secondo anno consecutivo a Perifungo e quest'anno ci sarà per tutti e due i sabati della fiera, l'anno scorso solo uno, quest'anno lo riproponiamo per due sabati, due gruppi diversi che si esibiranno al bar Odissea in Via Nazionale. Quest'anno abbiamo trovato la collaborazione di questo bar, dalle 18 aperitivo e con la musica dal vivo, tutti e due i sabati della fiera. Tra poco in Peschiera a Bedonia c'è il primo incontro preliminare per le iscrizioni ai nuovi laboratori dell'Associazione Culturale Lupus in Fabula, patrocinati dal Comune di Bedonia. Teatrali teatralmente, adulti e bambini, coro Jugend, coro di voci bianche, fisarmonica, pianoforte e tastiere, propedeutica alla musica. I corsi riprendono dopo un'ottima e proficua annata e l'Associazione Culturale Lupus in Fabula riapre così i corsi per il prossimo anno con progetti di saggi natalizi ed estivi ancora più accattivanti e mai banali, quindi non mancate questa sera. Sabato invece alle ore 21 presso la sala convegni del seminario vescovile di Bedonia si terrà una lettura di letteratura dialettale a cura di Giannino Agazzi. Tutti sono attesi per riscoprire in compagnia del maestro Giannino il patrimonio culturale del nostro territorio. Domani presso la Regione Emilia-Romagna, la sede di Bologna, si terrà un incontro per quanto riguarda la consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Nell'occasione si terrà una commemorazione di Maria Teresa Alpi. Domani presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna sarà inaugurato il programma dei lavori della consulta emiliano-romagnoli nel mondo. È previsto l'intervento di Silvia Bartolini, presidente della consulta e grande sostenitrice del Museo Gli Orsanti e di tutta Compiano. In questa occasione è stata organizzata un'importante commemorazione in onore di Maria Teresa Alpi, fondatrice del museo, che si è sempre esposta per salvaguardare il patrimonio culturale del territorio parmense ed in particolare la storia degli Orsanti.
migranti, i primi emiliani nel mondo. In rappresentanza parteciperà Valeria Benaglia, attuale proprietaria del museo. Maria Teresa Alpi ha contribuito a trasformare l'antico borgo medievale di Compiano in un luogo ricco di emozioni, soprattutto grazie al Festival dei Girovaghi, iniziativa culturale che ogni anno riuniva i più grandi artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Il Museo Gli Orsanti è nato come testimonianza di un patrimonio culturale immenso ma poco conosciuto che la signora Alpi ha voluto condividere il più possibile per tramandarlo alle nuove generazioni e mantenere così vivo il fuoco dell'arte. La consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ha rappresentato e rappresenta tuttora un sostegno fondamentale per questo museo, con il quale condivide la volontà di coltivare la memoria dell'emigrazione. Presso la sala del consiglio del comune di Compiano, domani alle ore 18, si terrà, a cura appunto del sindaco e del comune, la presentazione del progetto di ampliamento e di ristrutturazione della scuola Luisa Calzetta di Isola di Compiano.